Iniziamo subito alla grande. Vorremmo un po' con questo video spiegare la nostra un po' inattività sul tubo. Come mai, Nicolas? È perché ci siamo avuto un pochino da fare, ecco, diciamo così. Beh, diciamo che abbiamo avuto un inconveniente di organizzazione, perché avevamo già girato tutti i video, poi per impegno in un altro non siamo riusciti più a girarne, quindi siamo rimasti a secco. Ma oggi, but, per farci perdonare, tra virgolette, vi offriamo un video, diciamo, bonus, speciale. Sì. Nonostante volevamo farlo special video. Volevamo farlo più avanti, ma perché anche l'ultimo nostro video è stato uno speciale con Dark Fener, e quindi prima di fare un altro speciale volevamo aspettare un po'. Però visto che si è presentato questo imprevisto, diciamo, come ne abbiamo approfittato anche per fare come regalo di Natale, diciamo, come regalo di Natale per Capodanno, di quel che cazzo vi pare. E prendetelo come regalo, compleanni, matrimoni, funerali. Matrimoni, funerali, tipo tutto, qualunque cosa, regalo. E niente, adesso ovviamente stiamo cadendo penosamente nella demenza, però è questo il nostro destino, però niente ragazzi, era per dirvi solo questo, poi fate come vi pare. Quindi, sigla! Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata del Personal Quiz. Come avrete potuto notare, abbiamo cambiato un po' scenografia dello studio e siamo pronti a inaugurare questo nuovo studio subito alla grande. Chiedo alla regia di portarmi le domande, perché oggi dovevamo intervistare Batman. Grazie, solo che purtroppo ha avuto degli impegni personali e non è potuto arrivare, quindi... Ma... la luce, dai ragazzi, però non si può lavorare così, cioè veramente volete lo dirmi? Oh, eccomi. Cosa ci fa qui? Mi avevate chiamato. Sì, ma avevo un altro ospite. Ci penso io, lo caccio via con la mia spara rampini. Sicuro che era una spara rampini? Ma che fa? Alfred! Alfred! Quante volte ti ho detto di non mettere la tua roba da caccia nella Batcaverna? Porca puttana! Che dopo mi confondo! Lo sai che con sta maschera non vedo un cazzo! Poi facciamo i conti. Prego. Bene, a questo punto... diciamo che possiamo iniziare, però prima di cominciare con le nostre domande, non so se ci sia anche lei nella sua Batcaverna, ma chiediamo sempre agli ospiti della loro vita privata. Dov'è Dent? Dent chi? Harvey Dent, il procuratore distrettuale. E cosa ci facciamo qui col procuratore distrettuale, mi scusi? Lei non lo conosce. Chiedo venia, ma non lo conosco. Alfred! Ragione. Chiedo scusa. Niente, ma volevamo sapere noi, nella vita, chi è? Rece non è tanto chi sono, quanto quello che faccio, che mi qualifica. Ci spieghi chi è Rece? Non sei Rece? No. Però le somigli, sarà per gli occhi. Chiedo scusa. Ma insomma, ci dica... In realtà lei chi è? Sono Batman. Molto bene, siamo onorati di averla qui in studio, il nostro personal quiz. Se lei consente, io andrei subito con la prima domanda. A chi andava il resto della droga? Ma quale droga? Ma cosa sta dicendo? Ma come si permette? Scusi. Lei non ha droga. No, questa è roba per poliziotti. Secondo te sono un poliziotto? Non mi sembra proprio. È lei che fa le domande? Non ci ho studiato il copione. Però magari se non... Ok. Parliamo con la prima domanda.
secondo le ricerche, la macchina più veloce tra quelle elencate qui sotto. Abbiamo un Boeing 747, una Ferrari, un Lamborghini. Questa non è un'auto. E ne è sicuro? Scelgo la Ferrari. E la risposta è giusta. Complimenti, complimenti, molto bravo. Molto bene. Sono contento. Molto bene, anche io per lei. Se lei permette, direi di passare subito alla seconda domanda. Quale tra queste piante provoca una forte irritazione e in seguito del prurito? Il girasole, l'ortica o le banane? Dunque, Alfred! Mi scusi, non sono permessi i suggerimenti dall'esterno. Non può? Perché? Perché è così, è il regolamento. Io ho una sola regola. Sarebbe? Questo non c'era nel copione, Alfred. Non svirsi le domande. Mi scusi. Bisogna andare avanti. Sì. Devo rispondere. Sì, sto aspettando la risposta. Alfred, fatti i cazzi tuoi. E che mi sta raccontando le barzellette. Poi in seguito magari inviteremo anche il nostro Alfred, non si sa mai. Se proprio vuole. Rompi palle assurde. Dicevamo, dunque. Irritazione. Le banane. E purtroppo la risposta è sbagliata. Come è sbagliata? Sì, mi diretta, è sbagliata. Vedi? No, io una volta ho mangiato le banane e ho avuto un'irritazione al bat culo. Lei è sicuro che le ha mangiate, eh? Per avere un'irritazione lì è molto strano. Come si permette? Chiedo scusa, era così una battuta, un problema così. Tu sei spazzatura, uccidi per soldi. Cosa dici? Ma che cazzo mi hai detto lì? Ma cosa stai dicendo? Alfred! Spegni il bad computer che stasera dice solo minchiate. Possiamo proseguire? Prosegua. Bene, terza ed ultima domanda. Sì. Risponde esatto, vince il nostro montepremi di 250.000 euro. Ok. Quale satellite naturale orbita attorno alla Terra? 1. Satellite delle Fave. 2. Il satellite Epsilon Meteo. E il terzo, la Luna. Il satellite Epsilon Meteo. La risposta è sbagliata. No, non è vero. Lo danno sempre in televisione. È sbagliato, lo giuro su Dio. Giura su di me. Va bene, giuro su di lei. È sbagliato. E quindi mi dispiace, ma non ha vinto il nostro montepremi. Quindi, signori, ci dispiace, ma il nostro Batman quest'oggi non ha vinto un cazzo. Dove sono i soldi? Ha perso, signore, non glieli posso dare. Dove sono? A lei lo posso dare, signore! Dove sono? Aspetti, prima è passato un uomo, mi ha detto di lasciarmi questo biglietto da visita. L'accattone per il cappotto. Mi scusi, forse mi sono sbagliato. Ho sbagliato il biglietto. E questo? Mannaggia. Joker. Lo andrò a cercare. Bene, io direi che per questa puntata sanguinante è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao! No, che cazzo l'hai visto?